Che vi abbia rinunciato, ha chiesto di intervenire il deputato Alessandro Battilocchio. Prego. Presidente, 20 anni fa nella terra straniera di Tunisia veniva a mancare Bettino Craxi, leader del PSI e già Presidente del Consiglio, costretto all'esilio come unico capro espiatorio di quella opaca pagina mediatico-giudiziaria sulla quale prima o poi la storia si incaricherà di fare piena luce. Come ogni anno, porterò un mazzo di garofani sulla piccola lapide all'ombra della Medina di Hammamet, dove riposa il leader coraggioso ed audace, profondamente innamorato della libertà che difese e promosse con passione in Italia come in ogni angolo del mondo. Un innovatore, un modernizzatore che seppe infrangere totem e dogmi apparentemente intoccabili, lanciando una stagione che vide la nostra Italia entrare tra le grandi. Un patriota vero che ebbe il coraggio di schierarsi da socialista e riformista a favore degli euromissili, a difesa dalla minaccia sovietica e al contempo fece capire chiaramente agli americani che il nostro paese non poteva accettare il ruolo di potenza a sovranità limitata. Prima l'Italia, un'Italia a testa alta e con la schiena dritta in Europa, nel Mediterraneo e nel mondo. Ho la speranza che anche in quest'Aula, che ascoltò in silenzio i suoi ultimi discorsi, si apra una riflessione e sulla vicenda si scrivano finalmente pagine di verità senza risentimenti, per comprendere meglio il passato e, come diceva un vecchio slogan craxiano, per costruire il futuro. Ciao Craxi e, come sempre, avanti. Ha chiesto di intervenire la deputata Francesca Troisi.